Bene, volevi dire qualcosa? Angelo io vorrei dire una cosa: tra cent'anni, anzi tra 200 anni, auguriamogli lunga vita, faranno un busto a tutti i grandi sindaci di Napoli e ci metteranno pure questo eh, promettente sindaco di Napoli che è Luigi De Magistris. Ma a lui la faccia gliela dovranno per forza fare di bronzo la statua, perché è incredibile! Che viene a raccontare ai cittadini di avere tra le fila del suo staff una personalità capace, bravo, amministrativista, che fa parte del corpo vivo e sano della cultura, della città, l'Istituto degli Studi Filosofici. È tutto vero quello che ha detto, perché Sergio Marotta risponde a queste caratteristiche. E perché non lo mettevi prima? Sei andato a scomodare un povero Cristo a Milano solo perché aveva fatto la campagna elettorale per te, il quale ti ha detto ma io se rinuncio ai concerti. Eh, 200.000 e tu gli hai detto di no, poi l'hai costretto a dire che veniva gratis. Adesso lui se n'è andato. Sono 226 giorni che al forum non comprano le penne BIC. Ieri sera, nella trasmissione di cui abbiamo parlato all'inizio, Radiofonica e Gattopardi, abbiamo avuto il piacere, vero piacere, di avere in, in diretta radiofonica l'ambasciatore Francesco Caruso che è il direttore del forum che è stato nominato diciamo, da Caldoro. Un signore, naturalmente, che ha svolto compiti importanti per rappresentare l'Italia nel mondo, e ambasciatore presso l'UNESCO. Insomma ci ha detto in una maniera molto diplomatica, ci ha fatto capire che soldi ancora non ce ne sono, carte non si sono mosse. E bisognerà lavorare moltissimo, ci diceva ieri, sulla comunicazione perché i cittadini non sanno che è il forum. Che è il vero problema. Allora, il forum c'era anche collegato al telefono l'ex assessore, assessore Dati, il nostro amico ex, Nicola, presidente del... ex presidente del forum, ha costruito il forum su un principio che è quello della partecipazione. Che cos'è il forum? Sono diversi popoli del mondo che attraverso il linguaggio culturale muovono con la partecipazione verso la città di Napoli e vi sono le enormi rappresentazioni e intersecazioni di lingue e culture di tutto il mondo. Non è l'elenco di quante bella Napoli e facciamo la lista di quelli che stanno cantare, ballare, far teatro, non la finiamo più, non è che dobbiamo fare ecco, una rassegna di spettacolo di Napoli per il mondo, è il contrario, è la partecipazione e in 226 giorni non si muove una foglia. Io mi auguro davvero, faccio i miei auguri, i nostri auguri a Sergio Marotto che possa rapidamente scalare. I tempi che si sono persi nel cronoprogramma, perché insomma il forum delle culture è il 2013, anche qui il 2013 sempre viene, sono 18 mesi, 17 mesi, non si è fatto ancora nulla, bisogna raccorrere come i matti. Se una persona di, del calibro di Francesco Caruso, l'ambasciatore Caruso, dice che la prima cosa su cui bisogna lavorare è la comunicazione, questa è la dimensione che il forum, come l'aveva pensato Nicolo Dati, purtroppo, dopo tante peripezie e cambi insomma... Probabilmente è a rischio che possa diventare qualcosa di importante per la città. Ma insomma, 18 mesi per il forum sono più dei tre mesi che mancano alle famose regate di Coppa America. Vecchione, Vecchione ha detto che è colpa della politica se lui se ne va. Vecchione dice: tornerò a fare il lanciatore di coltelli. E, e siccome è un personaggio di grande cultura, di un uomo di spettacolo, non l'ha detto a caso. Io penso, Ma sti coltelli dove vanno? Io penso che a lanciare i coltelli ci si prende una grande responsabilità. Pure a riceverli. Perché bisogna non colpire il bersaglio, ma forse lui si sente più sicuro nel lanciare i coltelli che nel fare il viaggio accanto a questa amministrazione. Io la vedo non vorrei essere troppo pessimista. Ma insomma, prima o poi questo promettente sindaco ha ragione la Ierbolino, deve un po' svegliarsi e provare a capire che forse qualcosa di più concreto e di meno narrato. Qualcosa di più vissuto e di meno narrato deve essere fatto, perché adesso su questa vicenda del forum già le voci si sono cominciate ad accavallare. Napoli e Tua dice eh, non si toccano i principi per cui il forum è costruito, noi siamo la società civile e comincia a bacchettare. Fucito, il capogruppo di rifondazione comunista, della Federazione dei Sinistri, dice sì, Coppa America, il primo che, non, il primo che cambia. Uh, il piano sulla colmata di Bagnoli noi usciamo dalla giunta e sono altri quattro. Insomma, l'Italia dei Valori sta tenendo botta, ma insomma, la maggioranza, assediata anche da alcune uh, voci che danno il PD, Sinistra e Libertà, prossima ad entrare in giunta. Io mi auguro che se l'LPD, che hanno partecipato alle elezioni uh, sostenendo un altro candidato, sostengano questa giunta per le cose buone che fa. E mantengono la loro criticità per le cose che non funzionano non corrano per sedersi su qualche poltrona che poi sono scivolose scomode a proposito di promesse, eh, qui abbiamo un altro capitolo l'ultimo: promesse 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 eh, ai lavoratori, o meglio, a quelli che cercano di lavorare nel progetto Bros, ne sono state fatte eh, ancora cortei, ancora manifestazioni, ancora polemiche e ancora silenzi. O rinvii eh, devo dire mi ha turbato il fatto che ieri. Alcuni hanno cercato di parlare con i vertici del Partito Democratico e invece si sono trovati lì ancora una volta la polizia, anche in una sede di un partito, un partito popolare di sinistra che viene dalle tradizioni appunto della difesa dei più deboli e non ho capito bene se risultasse vero che il PD la prima cosa che ha fatto è chiamato la polizia insomma, invece di parlare con i occupati, perché insomma, non si tratta di delinquenti, mi sembra davvero una cosa riprovevole. E poi ancora una volta il tentativo di parlare con, con la giunta regionale, lo hanno cercato di fare durante l'approvazione di questo enorme eh, brogliaccio che è la legge finanziaria dove non c'è mai una sola volta la parola disoccupato, mai una sola volta la parola precario, c'è la parola impresa, c'è la parola fondo per l'occupazione, c'è la parola credito d'imposta, ma insomma di disoccupati e in particolar modo i brossi ancora una volta non se n'è parlato. Protestano, scrivono, si fanno sentire, sono vertenze, sono vertenze ancora calde: 4.000. Ci sono più di mille persone che lavorano nelle società regionali che vedono in queste ore la liquidazione dell'Astir perché c'è una proposta di trasformarle in campagna ambiente. E però sono ancora in attesa di stipendio, c'è una, una delle aziende che produceva eh, componenti per l'Ansaldo Breda. La SIMI di Acerra, con 230 lavoratori fermi, 20 soltanto ancora sono in produzione, ma non ricevono lo stipendio. Gli altri 210 non ricevono la cassa integrazione, cioè l'assegno di 800 euro che li porta alla sopravvivenza. Anche qui, ieri, ho scritto un'interrogazione al presidente Caldoro: sbrighiamoci, queste pratiche per la cassa integrazione veloci, perché? Quando passa una settimana, un mese e non viene accreditato una somma di cassa integrazione, poi non si paga il libro di scuola, non si paga il fitto, non si mette proprio il piatto in tavola come deve essere fatto per i figli. Lo, lo annunciava ieri un lavoratore della Simiglia Acero, lo voglio qui ricordare, Raffaele Esposito: Diceva io ho tre figli, 12 anni, 9 anni, 4 anni, non so cosa fare. Se non mi danno neanche l'assegno di cassa integrazione, non so che cosa fargli mangiare. Insomma, stiamo parlando di cose vere in una realtà campana inserita in Italia, in Europa e nel mondo dove la recessione ha ormai già bussato alle porte. Quelle piccole cose che vanno fatte perché è un nostro dovere istituzionale vanno fatte in fretta. Non girandosi pollici, ragionandoci su, sono passati 680 giorni da quando c'è Caldoro, 225 da quando c'è De Magistris. E adesso attiviamo pure il contatore per il professore Monti perché anche lui comincia ad avere un po' di giorni e a non farci capire qual è la seconda parte del piano per salvare l'Italia. C'era un piano per salvarla, forse per salvare le banche, i grandi capitali, e c'era un piano per farla crescere. Ora, al di là di questo annuncio di liberalizzazione de, de, delle licenze dei tassi, a me non pare che ci sia nulla di interessante al, all'orizzonte. Quindi eh, se Monti è venuto per salvare i capitali finanziari, le banche, e per cancellare l'articolo 18, per quello che mi riguarda, può anche tornare a svolgere funzioni universitarie come prima. Sì, abbiamo parlato ancora della questione dell'emergenza lavoro che sembra essere messa da tutti in primo piano ma poi palesemente abbandonata. Io e mi è dispiaciuto sapere che questa delegazione dei Bros non è stata ricevuta per mancanza di tempo. Mi chiederei che cosa stessero facendo gli amministratori locali per non poter neanche ricevere o ascoltare dieci minuti. Uh, diciamo così, le rimostranze di chi poi in città c'è, ci vive, è cittadino, ci sopravvive e soprattutto è stato chiesto a loro di essere formati, di essere, uh, in, diciamo così, istruiti per un determinato ruolo che poi non andranno mai a fare ma, a quello che sembra. Sai, siccome mi as ci ascoltano in molti e, e, e ci scrivono, insomma io voglio qui precisare, molti mi chiedono ma che facciamo? Dobbiamo partecipare a questi nuovi corsi di formazione che fare, faranno per noi Bros. Non mi pare vi sia nessun bando, non vi, lasciatevi abbindolare da nessuno. Dobbiamo prenderci questa carta noi che abbiamo fatto il progetto Oriento. Io vado in giro a cercare sul BURC, sui sul bollettini ufficiali delle istituzioni, non c'è nulla che porti il nome del progetto ISO, del progetto Bros. Quindi fate attenzione che potrebbero esserci ulteriori imbonitori che vi dicono che qualcosa sta accadendo, magari qualcosa stesse accadendo, a me pare che sia tutto eh, completamente fermo e sigillato. Ed è sigillata, e ci tengo a dirlo di nuovo, forse mi farò dei nemici scomodi, ed è sigillata anche la prefettura, caro Angelo. Sì. La prefettura si chiama ufficio territoriale del governo, non è una cosa dove uno decide con chi parla e con chi non parla, il prefetto. Che quello precedente aveva una squadra di viceprefetti, molti erano eh, molto in gamba, molte donne ascoltavano, si confrontavano. <coughs> A volte dovevano alzare la voce con i lavoratori, con i precari, con i disoccupati, però alla fine c'era un punto di riferimento, tu sapevi che il governo era rappresentato dalla prefettura. Adesso quando si va in prefettura non, ci, non si viene mai ricevuti, non, ma non solo i disoccupati in brosso, moltissime realtà in crisi vengono rimandati al mittente, cioè rispediti alle istituzioni locali e fanno questo ping pong, per cui a volte passa la voglia di protestare, altra volta viene la voglia di protestare in una maniera molto più eclatante. Io mi auguro che la Prefettura, il nuovo Ministro Cancellieri, dia delle direttive perché la Prefettura funzioni come un ufficio per i cittadini e soprattutto per quelli che hanno bisogno del governo. E quindi quando vanno a chiedere di parlare con il prefetto, ci vanno perché hanno bisogno che il prefetto li rappresenti per i bisogni di cui sono manchevoli. Bene, amici telespettatori, il nostro tempo a disposizione si è esaurito. Io ringrazio tutti voi che ci avete seguito. Torneremo fra 15 giorni, naturalmente con obbligo informativo, sempre in prima serata e eh, naturalmente in replica al mattino. Grazie ai nostri tecnici che ci hanno seguito. Grazie a Corrado Gabriele. Grazie ad Angelo. Noi... Come abbiamo dimostrato per il 2012 ci siamo e ci resteremo e se vogliamo restare in contatto con tutti voi. Bene, un saluto a tutti, un abbraccio e ci ritroviamo fra 15 giorni.